Ciao a tutti ragazzi, sono qui per recensirvi, no anzi non vi recensisco niente, anzi parlerei di un argomento serio, ovvero sul fatto di YouTube con le restrizioni che hanno con le, di YouTube con le sue norme sulle armi da fuoco. Norme su prodotti e servizi regolamentati o illegali. Ecco tutto. Qua ci sono le norme sulle armi da fuoco. Ovviamente, come ben sapete, diverso tempo fa anche su YouTube c'è stato, hanno messo le norme sulle armi da fuoco, ma ovviamente tra le armi da fuoco un po' su tutte le piattaforme. Per esempio su TikTok, TikTok non ci piace vedere su TikTok praticamente non, nei video non devono apparire armi da fuoco, anche se su TikTok per esempio, che è più rigido di YouTube, non ci devono apparire nessun tipo di arma, anche se giocattolo, anche se si tratta di una replica a salve e di una replica da soft air, e anche se si tratta di un'arma di libera vendita, di nessun tipo, neanche se si tratta di una replica da soft air e di una replica a salve. Allora, praticamente che succede? Come funziona praticamente? Allora, quando non è che puoi pubblicare di tutto. Le armi da fuoco, per esempio, le puoi pubblicare solo con certo rispetto. Allora, praticamente, ovviamente continuerò a recensire, fare video recensioni, prove di sparo, recensioni al dettaglio, lo smontaggio per poter farci la pulizia e manutenzione, e poi e vedere tutta l'intera collezione di repliche. Quelle che ho io non sono armi vere, ma sono repliche. Sono repliche da soft air, e da poco sto iniziando anch'io con le repliche a salve. Ma da settembre, allora io ovviamente ci sarà praticamente una cosa. Entro il mese di luglio, voglio cercare di concludere definitivamente la mia collezione di repliche da soft air, mentre da settembre voglio iniziare a rinnovare la mia collezione di pistole a salve. Però questo se ne parla più avanti. Ma adesso non prendiamoci tanti chiacchiere e parliamo invece che cosa dicono le norme sulle armi da fuoco. Vediamo un po' telecamera. Allora, innanzitutto ci sta un video in inglese che mostra le community guidelines sulle firearms, la community di guida, la linea di guida sulle armi da fuoco. Allora, non è che ci interessa tanto, però possiamo, è in lingua inglese, quindi non è che ci interessa tanto. YouTube, eccolo qua. Allora, YouTube con true or false. Vero o falso, se realizzi un video di instructions on how to install a bump stock, that could result in a strike on your channel. The answer is true. YouTube is home to many creators who are firearm enthusiasts. But it's important to keep in mind that YouTube. Questo ovviamente è un disegno. Non sono armi vere, è solo un disegno. Or to sell them. Let's take a look at a few examples. A creator uploads a video showing how to make a silencer. Molti appassionati di armi da fuoco rischiano di perdere il canale dopo di aver visto questo video e di essere più volte bannato, rimossi i loro video per aver violato le norme della community, e poi rischiano poi il ban del loro canale. To learn more about our policies related to firearms, go to the YouTube Help Center article. Click here or the link in the description. Thanks for watching. Ecco qua. Eccolo qua, il video non è che ci interessava di tanto, quindi di conseguenza vediamo un po'.
I contenuti che hanno lo scopo di vendere armi da fuoco oppure di insegnare agli spettatori come fabbricare armi da fuoco, munizioni determinanti, accessori, come installare o come installare tali accessori non sono consentiti su YouTube. La piattaforma YouTube non deve essere utilizzata per la vendita di armi da fuoco o degli accessori elencati di seguito. Su YouTube non sono inoltre consentiti i live streaming in cui qualcuno impugna, maneggia o trasporta un'arma da fuoco. Che cosa comporta tutto ciò per te? Se pubblichi contenuti, non pubblicare su YouTube contenuti il cui scopo rientra in una delle seguenti categorie. Il primo, vendita di armi da fuoco o di determinati accessori per armi da fuoco attraverso vendite dirette, ad esempio vendite private o mediante link a siti che vendono questi articoli. Tali accessori possono includere accessori in grado di simulare il fuoco automatico, accessori in grado di convertire l'arma da fuoco in arma da fuoco automatica, ad esempio dispositivi bomb stock, grilletti a manovella, Gatling trigger, dispositivi DIAS, DIAS, drop in auto sear o di kit di conversione. Caricatori ad alta capacità o cinture di proiettili che consentono più di 30 colpi. Contenuti che forniscono istruzioni sulla produzione di uno dei seguenti elementi. 1. Armi da fuoco. 2. Munizioni. 3. Caricatori ad alta capacità. 4. Silenziatori, soppressori artigianali. 5. Accessori in grado di simulare il fuoco automatico. 6. Accessori in grado di convertire l'arma da fuoco in arma da fuoco automatica, ad esempio dispositivi bomb stock, grilletti a manovella, Gatling trigger, dispositivo DAS, drop in auto sear o di kit di conversione. Contenuti che forniscono istruzioni su come simulare il fuoco automatico o convertire l'arma da fuoco in arma da fuoco automatica. Contenuti che forniscono istruzioni su come installare le modifiche o gli accessori di cui sopra. Tieni presente che non si tratta di un elenco esaustivo. Gli esempi. Di seguito sono elencati alcuni esempi di contenuti che non sono consentiti su YouTube. Presenza nel titolo o nella descrizione del video di collegamenti a siti dove si vendono armi da fuoco, gli accessori di cui sopra. Sono consentiti collegamenti a siti che si occupano di discussioni e recensioni di tali elementi, purché non si occupano anche di vendita degli stessi. Contenuti che mostrano armi da fuoco con lo scopo di venderle tramite vendita privata, ciò include il numero di telefono e l'indirizzo email del venditore, nonché qualsiasi altra informazione di contatto. Contenuti che includono istruzioni dettagliate su come ultimarle un castello inferiore per completare la realizzazione di un'arma da fuoco. Contenuti che mostrano agli utenti come fabbricare un silenziatore utilizzando una torcia elettrica, una latta d'olio, un fitto per solvent capture o altri componenti. Contenuti che mostrano agli altri utenti come installare un dispositivo bump stock o un accessorio in grado di simulare il fuoco automatico. Live streaming in cui qualcuno impugna o maneggia un'arma da fuoco indipendentemente del fatto che stia sparando o meno. Nota, ciò non riguarda le armi da fuoco nei videogiochi. In questo escluderei anche le repliche. Io in questo escluderei anche il soft air.
che nel software ci facciamo i video con la GoPro in testa, pubblichiamoli su YouTube mentre imbracciamo un fucile e mentre giochiamo al software con la replica di un fucile, con una replica di un fucile d'assalto. Escludere anche il software, per esempio. Live streaming in cui qualcuno trasporta armi da fuoco da un posto a un altro, ad esempio impugnandole o trasportandole in auto, camion o altri veicoli. Nota, ciò non riguarda le armi da fuoco nei videogiochi. Venga a caso pure se lavorerei stesso su YouTube, se fossi un fondatore di YouTube, lavorerei su YouTube non come YouTuber, ma come fondatore di YouTube. Fossi me, escluderei da questa categoria, escluderei il software e le repliche a salve. Ricorda che questi sono solo alcuni esempi. Non pubblicare contenuti se ritieni che possano violare queste norme. Cosa succede se i contenuti violano queste norme? Se i tuoi contenuti violano queste norme, li rimuoveremo e ti invieremo un'email per informarti della nostra decisione. Se non possiamo verificare la sicurezza del link pubblicato, potremmo rimuoverlo. Tieni presente che gli URL non conformi pubblicati all'interno del video stesso dei metadati possono comportare la rimozione del video. Se è la prima volta che violi le nostre norme della community, è probabilmente che tu riceva soltanto un avviso, senza alcuna sanzione al tuo canale. Hai la possibilità di seguire una formazione sulle norme. Una volta terminato, il tuo avviso scadrà dopo 90 giorni. Tuttavia, se violi la stessa norma nel periodo di 90 giorni che segue la formazione, l'avviso non scadrà e il tuo canale riceverà un avvertimento. Se dopo aver completato la formazione violi un'altra norma, riceverai un nuovo avviso. Se ricevi tre avvertimenti nell'arco di 90 giorni, il tuo canale YouTube verrà chiuso. Abbiamo facoltà di chiudere il tuo canale o il tuo account in caso di ripetute violazioni delle norme della community o dei termini di servizio. Così come in seguito a un caso isolato di abuso grave, oppure se il canale ha come scopo la violazione delle norme, in futuro potremmo impedire ai trasgressori recidivi di seguire la formazione sulle norme. Se individui i contenuti che violano queste norme, segnalali. Le istruzioni per segnalare eventuali violazioni delle norme della community sono disponibili qui. Se hai trovato alcuni video o commenti che vorresti segnalare, hai possibilità di segnalare il canale. C'è tutti gli appassionati di armi da fuoco, per esempio, tutti a quelli appassionati di armi da fuoco, quelli lì che sparano con armi vere. Se per esempio visualizzano questo video e molto spesso vengono segnalati dopo tutti gli appassionati di armi da fuoco, possono rischiare. Per esempio, proprio il vostro YouTuber preferito di armi da fuoco che vengono recensite molto spesso su YouTube. Per esempio, in Italia il nostro YouTuber preferito che recensisce molto spesso armi da fuoco vere, attualmente è il canale di Armi e Tiro. Per esempio, se un domani di questo segnalano do, se un domani di questo YouTube segnala i contenuti di Armi e Tiro, dovremmo dire addio al nostro YouTuber appassionato di armi, il nostro YouTuber preferito appassionato di armi, per esempio come Armi e Tiro. Possiamo rischiare di perdere come Armi e Tiro. Molti di essi che praticamente sono appassionati di armi da fuoco, come Armi e Tiro, che è proprio il primo canale di YouTube in assoluto, e poi ci sta lo YouTuber Fraps, che praticamente spesso recensisce
Lui però, Frabs però, recensisce molto spesso armi di libera vendita. Quelle lì, le depotenziate da 7,5 joule, quelle di libera vendita in Italia, con che per la vendita non ci vuole porto d'armi, ma con la maggiore sicurezza da maggiorenni, filmando sui film. Poi ci sta anche lo youtuber Giuseppe Auricchio, che ci seguiamo anche su Instagram, che lui recensisce un misto. Lui praticamente recensisce un misto, tra cui nel suo canale ha compreso un misto praticamente. Un misto. È appassionato di armi, però non mette armi da fuoco vero e proprio, ma mette armi di libera vendita. Praticamente, ma mette un misto. Praticamente mette sul suo canale solamente un misto, ovvero includendo repliche da soft air, repliche a salve, armi di libera vendita e repliche nostalgiche. E repliche nostalgiche, questo recensisce. Poi ci sta lo youtuber Anthony Mauriel, che lui per esempio armi da fuoco vere e proprie non ce le ha. Lui però è un appassionato di pistole a salve. Lui molto spesso su YouTube pubblica molto spesso le repliche di pistole, le repliche a salve, perché a lui ci piacciono tantissimo. E ha una grandissima collezione di pistole a salve. Nella maggior parte ha tutta l'intera collezione Bruni. E dopo... Ma lui principalmente rimane solo sulle pistole a salve. Però... da qualche tempo sta aggiungendo un tema in più. Ovvero... Lui praticamente... Assieme... Dopo le pistole a salve, lui ha aggiunto due pistole di libera vendita, ovvero due pistole di libera vendita che sono tutte e due depotenziate da 7,5 joule, quelle di, che sono di libera vendita, di libero porto, ovviamente con la vendita riservata a maggiorenni, firmando di lume, dei moduli. Lui ne ha due, ne ha una con la canna rigata e l'altra con la canna liscia, tra cui una spara i pellet e l'altra i piombini sferici, sempre in calibro 4,5. Da poco si approcciano anche alle armi di libera vendita che sono fatte esclusivamente per tiro ludico. Però le armi di libera vendita comunque sono comunque le armi di libera vendita sono comunque considerate armi di modesta capacità offensiva. Quindi praticamente questa, se colpisce qualcuno, quella danni li fa. Ovviamente quando danni veramente li fa per esempio con un'arma di libera vendita, non possiamo poterla paragonare a confronto di una pistola a salve o di una pistola da soft air. Questa è diversa. Questa praticamente un'arma di libera vendita non può essere non si può fare la vendita tramite spedizione. Ricordiamoci che con un'arma di libera vendita non si può fare la vendita tramite spedizione come si può fare senza problemi con una pistola a salve e con una pistola da soft air. Le armi di libera vendita comunque sono considerate armi di modesta capacità offensiva. E poi, mentre poi c'è il famoso youtuber di soft air,
ovvero il più seguito in Italia, Rico Airsoft. Prima era Andrea Criminal, ma lui adesso ha smesso con il software perché adesso è diventato papà. È diventato papà. Ed è sposato ed è diventato papà. Adesso ha due figli e mo adesso ha cambiato passione. Il software ormai per lui è un ricordo e non sta più portando niente sul software. Stessa cosa anche Eric il Barbaro, che è un canale piccolo come il mio. Lui non sta portando più niente sul software perché adesso è sposato. Poi un altro youtuber che seguo sul software, ovviamente. Un altro youtuber che seguivo, che era un canale piccolo come me, era Lori 130 Crash. Praticamente il suo canale è stato bannato. Non so perché il suo canale è stato bannato. O è stato bannato o ha deciso di chiuderlo. Non lo so. Io invece nel mio canale sto portando. Nel mio canale invece. Il punto principale del mio canale è di quello di includere. Allora, sul mio canale invece. Sul mio canale invece. Quello che voglio sempre. L'argomento che io parlo sempre, molto spesso, è di quello delle repliche da software. Ma ovviamente il canale, come ho detto recentemente, avrà una variazione. Per esempio, si aggiungerà qualche tema in più. L'argomento principale è sulle pistole e sui fucili da software. Però da diverso tempo, da poco, mi sto approcciando anch'io alle pistole a salve. Questa è la news in arrivo nel mio canale, che anche io mi sto approcciando al mondo delle pistole a salve. Ma principalmente l'argomento che io porterò sempre e continuerò a portarlo sempre è sulle repliche da software. Rimarrò sempre lì in questo punto, anche perché a breve io farò... C'è un altro youtuber che dopo Armi e Tiro, c'è Vlad Spara Storia, che molto spesso lui recensisce armi da fuoco vere. E anche lui, per esempio, potrebbe stare a rischio. Però mai dire mai. Basta che praticamente tra il titolo scriviamo dal titolo, io continuerò a pubblicare principalmente contenuti in cui maneggio repliche da software. Ovviamente nel titolo scriverò sempre tra parentesi software, per far capire che non si tratta di un'arma vera, ma di un giocattolo. Quindi da caso tra parentesi scrivo software. Se si tratta di una replica da software, tra parentesi scriverò sempre soft air, per far capire che non si tratta di un'arma da fuoco vera e propria. Se invece si tratta di una pistola a salve, tra parentesi scriverò pistola a salve. Credo che questo piano funzionerà. Una percentuale a percento potrebbe funzionare questa tecnica. Di conseguenza, ci sta che praticamente ci sta, purtroppo, che ci sta una regola. Quindi ovviamente quando faccio le live streaming, che mi sono state bloccate per 24 ore per la notte di ieri, avevo violato le norme della community su una live, e quindi praticamente mi erano state bloccate le live streaming per 24 ore. Quindi già
in live, nelle live streaming, non potrò più far mostrare armi da fuoco, anche se si trattano delle repliche da soft air e replica sub. Praticamente in live, purtroppo nelle live non posso includere le repliche da soft air. Sulle live posso parlare senza includere niente. Poi una cosa che poi logicamente tutti gli appassionati di armi da fuoco, se leggeranno queste norme e se vedranno questo video e se dice e se, ven, e se gli vengono ban, se gli viene bannato il loro video stesso da YouTube, dopo rischiano di perdere il canale che lo hanno fatto per poter. Tutti gli appassionati di armi, se leggono le norme sulle armi da fuoco, dopo rischiano di perdere il loro canale su il loro canale che loro hanno fatto, il loro canale per recensire gli appassionati di armi, fanno un canale YouTube proprio per parlare di armi, repliche e pistole a salve. Vabbè ragazzi, questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, alla prossima.